pausa e di continuità c'è qualche recupero importante da poter mettere, insomma, tra i convocati che può aiutare proprio da questo punto di vista? Beh sì, sono quasi tutti, al di là della squalifica di Zuculini, non abbiamo nessuno fuori e chiaramente Ferrari, questo è davvero un punto dolente perché lo portiamo dietro da diverso tempo e la sua condizione viene sempre meno. Poi alla fine la rosa è quasi al completo, parte qualche acciacco, però sono tutti anche casa che si è tornati in buone condizioni dalla nazionale. Statistica alla mano, col fatti gol subiti anche Benevento non se la passa benissimo, è uno scontro diretto da tanti punti di vista, è importante provare a spese possibilmente del Benevento a ribaltare un po' queste statistiche. Beh sì, uno sente la comunica, quello che succede a Benevento dicono la stessa cosa, dice adesso bisogna vincere a Verona perché inizia il nostro campionato, tutti, mi sembra più o meno ognuno fa il gioco delle parti, ognuno dice le stesse cose. Io ho visto invece il Benevento una squadra viva, una squadra in salute e noi per fare il risultato dobbiamo fare una prestazione ancora più forte, più decisa, più determinata rispetto a quello che abbiamo fatto a Torino per poter avere la meglio di una squadra che ha, ripeto, una squadra viva, viene da una sconfitta con l'Inter e i numeri contano fino a un certo punto, a me non interessano le statistiche di quello che hanno fatto loro e di quello che abbiamo fatto noi, perché tutti dicevano beh, non abbiamo mai fatto gol e solo su azione, poi abbiamo fatto, insomma, a Torino abbiamo avuto la possibilità di farne molti di più e abbiamo segnato due volte. Anche in questo caso, anzi forse ancora di più, conterà quello che diceva lei, la motivazione sui 90 minuti, perché poi l'episodio che ti porta a pareggiare col Torino può essere un episodio, però poi è tutto quanto quello che spinge sotto col Benevento. Da questo punto di vista ci vuole una continuità assoluta di rendimento mentale, prima forse ancora che fisico. Beh, io sì, infatti la partita di Torino deve dare delle indicazioni giuste a tutta la squadra, al gruppo, perché abbiamo avuto la voglia, la forza di stare lì, di continuare, di insistere e la voglia di raggiungere il risultato. Alla fine la differenza la farà proprio questa e anche lunedì sera la differenza la farà questa. Chi avrà più voglia di raggiungere il risultato e più determinazione per farlo. Noi a Torino siamo stati premiati. Ciao, mister. Ciao, buongiorno. Buondì. Parlo di Benevento, secondo me uno dei più bei tuoi Verona è stato il Verona di Benevento l'anno scorso, una partita compromessa dalla espulsione, se non sbaglio, al sesto minuto di Caracciolo, però dal punto di vista di gioco e agonismo uno dei più bei Verona, rimarco, di Fabio Pecchia. Sì, è stata la partita, continuo a dirlo, ho detto anche ai ragazzi questa mattina che la partita più bella della nostra stagione è stata proprio credo quella di Benevento. Giocare in 9, in 10, dal 6 minuti, insomma, da qualche minuto e non subire, non dare la sensazione assoluta di giocare in inferiorità numerica, e quello ha lasciato un grande rammarico, un grande dispiacere perché non aver portato a casa. E anche la partita di ritorno è stata una partita molto bella, molto vibrante, con due squadre che volevano giocare per vincere e è uscito un pareggio, ma ormai quello che è stato, mi auguro di vedere il mio Verona ancora più bello, più forte rispetto a quello visto l'anno scorso. Il tuo Verona, quello di Torino dal punto di vista agonistico, è stato il più bel Verona di questo avvio di campionato. Se adesso riusciamo ad abbinarci anche magari un po' più di concretezza sotto porta, riusciresti proprio a coronare al meglio la tua opera, diciamo così. Sì, poi alla fine, per vincere la partita bisogna fare gol, bisogna metterla dentro. E chiaro, più crei, più hai la possibilità di fare gol. Noi abbiamo creato tanto, abbiamo sciupato molto, ma voglio ancora questa convinzione, questa voglia di andare a ricercare la via del gol, che sia dell'attaccante o delle mezzali che arrivano, o dei centrocampisti, dei terzini, non importa, ma voglio questa voglia, questa ferocia così agonistica, di agonismo vero, di andare a ricercare il gol, perché per vincere bisogna fare gol. Andiamo un attimo sui singoli. Fares è stato impiegato con la sua nazionale, peraltro all'esordio, insomma, esordio purtroppo come risultato sfortunato per lui, però tu come società date molto affidamento al ragazzo, puntate molto su Momo. Ti chiedo, è giusto confermarlo come terzino sinistro? Beh, io credo che Momo, al di là dell'episodio del nazionale, merito, deve essere un manto anche per il club, perché
perché è un giocatore che può essere un patrimonio importante, è in forte crescita e bisogna dargli continuità, ma già quest'anno ha giocato quasi sempre pur cambiando ruolo, perché è una crescita continua sia negli allenamenti che nell'atteggiamento, quindi io credo che Fares sicuramente sarà nella gara e può continuare a fare quel ruolo. E Alessio Cerci a Torino sommare la sua partita, la sentiva in maniera particolare e si è visto in campo a fasi alterne, perché ha alternato buone giocate, ha giocato insomma non da Alessio Cerci. A che punto è la sua condizione, io dico psicofisica, perché è più che altro una questione anche mentale, deve scattargli qualcosa in testa ad Alessio per tornare quello che abbiamo ammirato proprio con la maglia granata? Beh, io sono contento, soddisfatto del suo atteggiamento, della sua crescita. È chiaro che ha bisogno del tempo e questo, il suo percorso è stato sempre interrotto, ci sono stati sempre degli intoppi e questo ha rallentato la sua crescita, è evidente, però visto il suo atteggiamento a Torino, anche nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui alcune situazioni non erano chiare, ho visto un grandissimo atteggiamento da parte di Alessio. Quindi su questo deve essere la base e sono strafelice. Poi le qualità, le giocate di Alessio sono convinto che arriveranno e permetteranno al Verona di fare la differenza. Mancherà tanto in mezzo al campo Zuculini, perché insomma è in continua crescita. Più Fossati o Buche, o ci stiamo pensando? Sono contento di entrambi perché sono in buone condizioni. Anche Marcel, al di là di qualche situazione così di febbre in questi giorni, però ha fatto una buona prestazione nazionale, quindi ha messo comunque 90 minuti nelle gambe, ma anche Di Marco, quindi credo alla fine chi scenderà in campo sono convinto farà una grandissima prestazione. Cambierà poco, hanno caratteristiche diverse, però alla fine l'equilibrio sono in grado di darlo entrambi. Ultima battuta per me, vista Pazzini e Ken, secondo te si possono compensare, viste le rispettive caratteristiche? Ah, io credo di sì. Grazie.